Jan Zagar, atleta paralimpico britannico, insieme agli studenti dell'Istituto Setificio Paolo Carcano. Un incontro, quello di questa mattina, organizzato da Fondazione Setificio e che prosegue sul percorso di coaching motivazionale attivato dalla Fondazione nel novembre del 2016. Infondere dei valori, una crescita di valori, di forma mentis, quali l'autostima, il carisma, la resilienza, questo per aiutare i ragazzi a fargli capire che possono fare, pensare in grande il loro futuro senza mai mollare. Il senso di questi incontri, come ben ha dimostrato Jan, è che non bisogna mai fermarsi di fronte a qualsiasi tipo di difficoltà che può succedere nella vita. Oggi questi ragazzi le difficoltà le hanno e lo sappiamo benissimo. Mai mollare, mai darsi per vinti, anzi deve essere un motivo per scatenare la loro forza e la loro volontà. Il dibattito con gli studenti è ruotato attorno al libro Torneresti indietro di Alessandro Camagli sulla vita di Zagar. Non solo un titolo, ma una domanda provocatoria. Zagar, capitano della squadra di basket in carrozzina Unipol Sai della società Briantea 84 di Cantù, con la quale ha vinto 4 scudetti. È stato anche vincitore della medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Rio nel 2016 con la nazionale britannica. Nel 1999 l'incidente in moto che cambierà la vita dell'atleta. Io sempre scrivere e non mollare mai, perché tutte le brutte cose che sono successe in mia vita e tutte le cose che io ho sopravvissuto per passare, per essere qua in Italia con una dolce vita, se io mollavo non avrò tutte queste belle cose in mia vita. Quindi la domanda è per me, torneresti indietro? Se io potevo tornare indietro e non avere questa disabilità, per non avere tutte queste brutte cose che è successo a me, ma non avrò la vita che ce l'ho? Questa è la domanda.